Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca, un'altra giornata di caos sulle strade della città di Varese. L'incidente più grave è avvenuto in via Peschiera nella tarda mattinata di oggi, con ripercussioni proseguite poi fino al pomeriggio. Un'automobile e un tir si sono scontrati frontalmente a poca distanza dal centro commerciale Belforte e si è resa necessaria la chiusura della strada. I feriti non sono in pericolo di vita per fortuna, ma le ripercussioni sulla circolazione del comparto e di tutta la città sono state pesanti. Si sono infatti registrati lunghi incolonnamenti su Viale Belforte e anche verso il ponte di Vedano. Sempre Varese, ma politica, un sondaggio YouTrend dà in leggero vantaggio sindaco Davide Galimberti alle prossime elezioni amministrative. Per lui la percentuale è del 44,8%, mentre per lo sfidante Matteo Bianchi del centrodestra è al 42%. Per quanto riguarda gli altri candidati, Caterina Cazzato di Noi Civici per Varese è al 3,3%, mentre Carlo Alberto Coletto di Azione è al 3,2%. Seguono poi Francesco Tomasella con Varese Libera al 2,5%, l'ex vice sindaco Daniele Zanzi con Varese 2,0% al 2,4%, mentre Giuseppe Pitarresi è all'1,8%. Il margine di errore si attesta al 3,4% e l'indice di indecisi e astenuti al primo turno è del 38%. Il campione è di 800 persone sondate. L'indagine arriva nelle ultime ore possibili per la pubblicazione dei sondaggi e dopo che nei giorni scorsi era circolato un sondaggio occulto che dava in leggero vantaggio il candidato del centrodestra Matteo Bianchi. E ulteriori dettagli saranno disponibili sul giornale di domani in edicola e sui supporti digitali. E da Busto Arsizio arriva una notizia di cronaca: un imprenditore di 23 anni è stato arrestato perché aveva un panetto di hashish nascosta nella carta del Nesquik. L'operazione è stata compiuta da una pattuglia della Polizia di Stato di Busto Arsizio. Transitando nei pressi del Parco del Rugareto al confine con Marnate, luogo noto come base di spaccio, gli agenti hanno infatti notato due autovetture che, dopo aver effettuato una breve sosta, si sono allontanate in direzioni opposte. Immediata la decisione di controllare il mezzo e la volante, quindi ha intimato l'alt al conducente. A bordo dell'auto erano presenti due giovani, uno dei due, un italiano di 23 anni con diversi precedenti di polizia. Su richiesta degli agenti ha estratto dal portaoggetti dell'abitacolo un panetto di hashish da unetto, etichettato con la scritta Nestlé Nesquik, appunto. Il giovane, imprenditore del settore della vendita di alimenti e bevande, che da qualche mese era in crisi a causa degli effetti negativi dell'attuale crisi, ha ammesso di aver deciso di acquistare il quantitativo di hashish da poter poi spacciare con il finto marchio di Innocuo Cacao ed è stato quindi arrestato. E a Busto Arsizio si festeggiano i 130 anni di attività del teatro sociale. Vediamo il servizio realizzato da Angela Grassi. Busto Arsizio, Teatro Sociale, Luca Galli, 130 anni di questa sala da festeggiare con un ritorno della lirica, una parte importante della produzione che fino adesso era un po' difficile da praticare. Sì, una volta c'era la battuta 130 anni e non sentirli, però diciamo che gli anni del teatro sociale si sentono soprattutto per la tradizione che porta. E appunto per la tradizione abbiamo voluto festeggiare il 130° anniversario dell'attività del teatro con la Traviata, che fu l'opera utilizzata per Inaugurale. il primo spettacolo nel 1891. Per l'occasione abbiamo riaperto la buca dell'orchestra originale. L'orchestra suonerà all'interno della buca, quindi sarà un concerto di musica lirica nel vero senso della parola, ridando al teatro sociale la dignità che aveva nei periodi di massimo fulgore. Senta, la Fondazione Comunitaria del Varesotto sta investendo tanto in questo teatro, c'è bisogno dell'aiuto della città, diciamo, mancano un po' di sponsor, è così, serve ancora il mecenatismo oggi? Sì, allora la Fondazione del Varesotto, voglio ricordarlo, salvò questo teatro già dal 1996, prima con una serie di contributi insieme alla Fondazione Carico, e poi nel 2014 acquistò La lo sala. stabile per evitare che il patrimonio artistico, culturale, ambientale, ma anche dell'immobile, del valore immobiliare artistico, venisse perso. Quindi l'ha acquistato, l'ha posto in una impresa sociale, lo ha vincolato volontariamente, quindi l'immobile è stato vincolato
alla soprintendenza per fare che resti per sempre un teatro e non possa mai più divenire un qualcos'altro. Adesso, quella che è la mia ambizione personale, ma anche, voglio dire, il desiderio della Fondazione del Varesotto, è cercare di attuare una restituzione alla città di questo immobile, quindi cercare di far crescere un sentimento di vicinanza, di amore verso questo teatro e ripetere delle operazioni come sono state fatte in altre città, dove un azionariato popolare o una serie di sponsorship con aziende del territorio ha permesso di elevare sempre di più l'offerta culturale del teatro ovviamente in un circolo virtuoso che può solo far crescere la capacità di questo teatro. Infine lo sport, pallavolo, Francesca Piccinini passa da giocatrice a dirigente della UIBA di Busto Arsizio. Il club di Via Maderna ha infatti organizzato una conferenza stampa per mercoledì 22 settembre alle 11.30 in casa UIBA, nel corso della quale verrà svelato il nuovo ruolo societario della giocatrice più vincente del volley italiano. E questa era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 13, una buona serata!